a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Più che ragazzi dovrei dire colleghi. Ebbene sì, perché questo video è rivolto a chi di voi dovrà affrontare a brevissimo, e non per mettervi ansia, il test SSM 2021. Diciamo che ho deciso di fare un video motivazionale, un video di spiegazione, un video dove vi do qualche piccolo consiglio, 5 punti che sono però un pensiero dal profondo di quello che poi ho fatto io nell'affrontare questi ultimi giorni decisivi, ma non come pensate voi. Ma non voglio dilungare troppo, ragazzi. Come sempre, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, attivando la campanella, è molto molto importante per vedere quello che faccio io come medico specializzando in ginecologia ostetrice e seguire anche tutti i video e le cose che faccio. A breve partirò anche per un bel viaggio, quindi interessante. Detto ciò, ragazzi, via con la sigla. Piccolo momento di un programma che voglio consigliare, si chiama PDF Element. Come potete vedere a schermo, ha tantissime e fantastiche funzioni. In particolar modo, come possiamo vedere, c'è la dark mode, ma qui non riesco a farvela vedere perché sul mio Mac non funziona la dark mode, ma fidatevi che c'è la dark mode. Ma ha tante funzioni molto molto importanti. Due funzioni secondo me sono le più importanti, soprattutto per voi studenti o colleghi che comunque utilizzano molto spesso i PDF. La possibilità di modificare direttamente il testo scritto, che sia testo come in questo caso, questo è un testo vero e proprio di un PDF. Io schiaccio testo e posso aggiungere nuove funzioni. Ciao, come va la vita? Ma l'altra grande funzione, secondo me molto molto interessante, è la funzione OFC. Questa funzione OCR, come appunto vedete qua, andiamo in strumenti, riconoscimento testo OCR, ci permette di scegliere le varie lingue. Lui è in grado di leggere e campionare le pagine scansionate, quindi non solo le pagine che noi abbiamo esportato tramite PDF, quindi facili da riconoscere relativamente, ma anche delle pagine di un qualsiasi esempio. Prendiamo questo qua che è una scansione, malattie bollose, vediamo se riesce ad analizzarlo solo in italiano. Esegui e farà una scansione per identificarlo. Ovviamente, altra funzione utile che secondo me può tornare utile a noi e a tutti noi quando studiamo, la possibilità, per esempio, di modificare lo sfondo. In questo caso lui riconosce lo sfondo e ti permette di aggiungere uno sfondo diverso. Mettiamo qua arancione, ce lo fa per esempio arancione. Altre funzioni secondo me molto molto utili come strumenti è quella di aggiungere la filigrana, e anche un'altra funzione molto importante è quella di unire due PDF. Per esempio adesso prendiamo un altro file, lo trasciniamo, dermatiti virali per esempio. Unisci PDF, carico un mio file qua, come facevo prima, lo metto qua. E lui applica e unisce insieme i due PDF, salva e li sta registrando insieme. Quindi tantissime funzioni. Vi lascio l'offerta che c'è qua sotto in descrizione, che secondo me vi può tornare veramente molto molto utile. Fatemi sapere come vi trovate. Adesso vi lascio al video. I 5 punti sono sostanzialmente questi. Il primo punto: stop con lo studio matto e sfrenato. Beppe, ma io farò 20 punti, devo studiare. Ma ragazzi, il test di medicina non l'avete fatto? Sì che l'avete fatto. Vi rendete conto che è un programma talmente vasto che non sono questi 5 giorni a svoltare quello che è il risultato. Quindi uno studio matto e disperatissimo non ha chissà quale beneficio, non ha chissà qualche cosa, ma può soltanto farvi stressare ulteriormente, incrinare le vostre fragili, perché è giusto che sia così, certezze, e non produrre alcunché di buono. Quindi uno studio non mi alzo alle 5 e finisco alle 3 di notte, dormo 2 ore a notte, come so che ad alcuni di voi capita perché ci sentiamo costantemente su Instagram. Ma uno studio più normale, dovete recuperare le energie fisiche ma soprattutto mentali. Quindi lo studio matto è disperatissimo? Assolutamente no. Uno studio più efficace e organizzato? Sì. Secondo punto da trattare, gli schemi. Il momento giusto per mettere a punto quelle cose che io vi dicevo e vi ho detto più volte, ovvero la schematizzazione. Studiatevi bene gli antibiotici, le classi dei vari antibiotici, prendetevi il libro, il manuale, sapete, Lymes, che sono fatte bene, ve le ricopiate e ve le ripetete. Andate a fare le lesioni principali ortopediche, le varie lesioni oncologiche, i punti, le manovre più importanti, e schematizzatevi queste cose. Fidatevi che da questi schemi riuscirete a ritrarre un bel po' di domande e un bel po' di risposte. Terzo punto: simulazione sì, simulazione no, ha senso farle, non ha senso farle.
Qui è una risposta, a mio avviso, molto molto soggettiva, ma vi posso dire, da grande ansioso, che comunque fare le simulazioni mi ha aiutato. Non in termini di risultati o punteggi, perché sì, le mie simulazioni finali avevo un buon percentile, per chi fa IMS sa di cosa parlo, avevo un buon percentile sopra il 90esimo, ma comunque l'ansia di dire non andrà comunque bene, perché quella domanda ho risposto, perché comunque in determinate situazioni tendiamo un po' ad autosabotarci, quindi dicevo, ma quella domanda ho risposta giusta perché l'ho vista 5 giorni fa, ma verosimilmente fra 5 giorni farei il test, e quindi quella domanda giusta la metterei comunque giusta, quindi va bene così. Insomma, era questa situazione di autosabotaggio, però vedevo la simulazione come un momento per mettermi alla prova, ma la prova, diciamo, in questa fase, in questo frangente, mi dà poco, cioè nel senso non è un mettermi alla prova che adesso mi fa svoltare la situazione, cioè che mi fa rendere conto che sono preparato o non sono preparato, ma quanto più che altro sfruttare quei momenti di ripasso, quei momenti di pensiero, di revisione delle varie argomenti e vedere dove ho sbagliato, magari focalizzarmi su quella risposta sbagliata, perché non aver risposto alla domanda come si fa diagnosi di anemia megaloblastica, per fare un esempio, non la so, devo andarmela a rivedere, piuttosto che sapere, ok, ho risposto bene a qual è il momento del parto dove esce la testa fetale, capite bene che da quel punto di vista può essere importante. Quindi simulazioni fatte bene. Quarto punto, relax. Eh sì, si collega anche al punto 1, sostanzialmente, rilassatevi, godetevi questi ultimi giorni, cioè ribadisco, quello che è fatto, avete studiato mesi e mesi, chi più, chi meno, chi in un modo, chi in un altro, avete studiato tanto, rilassatevi un pochettino, che non significa non studiare, prendere i libri e bruciarli, ma significa semplicemente di non alzarsi alle 5 del mattino, alzarsi magari alle 8, riprendere un po' di energia. E spero che chi, noi gli europei sono passati, quindi spero che abbiate festeggiato, vi siete goduti la partita, io l'ho fatto e l'avrei fatto comunque anche se ero a ridosso del test, ma prendetevi questi momenti di gioia, i momenti di relax. E ultimo punto, secondo me quello più importante è quello che vi dovete schiappare in gabba, come si suol dire, è questo. Ah, non è il test a definire che tipo di medici siete o che medici sarete nel futuro. Non è un test di 140 domande che definisce quale sarà il vostro futuro, come non lo era il test di medicina. Non è un test che definisce cosa siete e cosa farete. 140 domande, sì, possono essere oggettive, valutative, possono, ma l'errore è umano e non tutti siamo tuttologi, anzi no. Quindi ci può stare che Giuseppe risponderà meglio alle domande di ginecologia, ma sbaglierà le domande di pneumologia perché non gliene è mai fischiato un cavolo. Non tutti nasciamo che vogliamo fare i tuttologi, nasciamo con delle idee. Quindi c'è Pasqualino che vuole fare il cardiologo, Peppe che vuole fare il ginecologo, Carlo che vuole fare l'ortopedico. Insomma, abbiamo delle ambizioni e abbiamo delle, come dire, delle peculiarità che ci portano ad essere più propensi verso uno o verso un altro test. Quindi quello che vi voglio dire io, ragazzi, è di godervi questo percorso. Lo so che ormai è finito e quello che state è stato. Quindi avete dato il 200%, sono sicuro, e quindi prendetevi quello che va, andando, cercando di andare a fare il meglio possibile per questo test. Poi è ovvio, non tutti entreremo, ma quest'anno, ragazzi, veramente, cioè, volevo avere io 18.000 posti per 23.000 persone, anzi, forse di meno, cioè, quindi quasi 1 a 2, 1 a 1,2, cioè, addirittura. Quindi, sostanzialmente, un'ottima, ottime probabilità di entrare. È ovvio, non tutti entreranno nella loro prima scelta o nella loro prima sede, però credo che si può valutare, se valutarlo come un pro, un contro, insomma, però non è un test che definisce chi siete qui. Io sono entrato in ginecologia, che era la mia prima scelta, ma non sono entrato nella mia prima sede. Sono comunque contento del mio percorso che sto facendo. Potevo fare meglio, sì, ma non mi rimpiango perché comunque ho raggiunto un determinato obiettivo. Quindi cercate di vedere sempre le cose con un occhio positivo, altrimenti questa vita vi distrugge e non andate da nessuna parte. Detto ciò, momento psicologico completato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Seguite tutti i social, Instagram, TikTok, faccio cose da darmela a vedere. Io vi ringrazio di essere qui, ci vediamo in prossimi video. Ciao ragazzi!